era già demoralizzati, si era giù del tutto per questa situazione. In più, quando arrivi che vedi tutto il casino in questo modo, è già terzo furto che si fanno. Ancora un ristorante del centro aretino finito nel mirino dei ladri. Un colpo è stato infatti messo a segno nella notte tra venerdì e sabato scorsi, alla vigilia dell'ingresso della Toscana in zona rossa. Si vede dalle telecamere, sono saltati da là, hanno spostato il vaso, l'hanno messo proprio il vaso vicino, sono saltati da lì, giro giro di qua, e hanno aperto, scassinato quella lì, la porta lì. Hanno fatto prima questo qui con calma, l'ha smontato tutto con calma e poi è venuto in là. I malviventi, così, dopo aver forzato la porta sul retro, sono riusciti ad intrufolarsi all'interno del locale di via Portabuia. A Luna, quando è arrivata la prima volta, ha cominciato a farla da solo, non gli è riuscito, è andato via, è ritornato dopo, sono tornati in due, ha preso qualche attrezzo in più dopo per aprirla. Poi ha aperto i cassetti tutti qui. Questa buttata all'aria tutto e qui ha preso anche qualcosa, è entrato qui nel primo annesso dove c'è tutta la roba da mangiare, ha portato via anche qui qualcosa. Ingente il bottino, i ladri sono riusciti a portare via, tra le altre cose, svariate bottiglie di vino e liquori, il registratore di cassa ed un televisore. Ma non solo, hanno infatti lasciato dietro di sé la devastazione, cassetti rovesciati e serrature forzate. Già, il momento è quello che è. Siamo chiusi lì, siamo qui solo per fare l'asporto, perché pochi, pochi, pochi che arrivano e poi arrivano anche questi, ti fanno il danno ora tra porte e tutto. In più una noia che uno ti viene in casa proprio, è come in casa. Sull'episodio adesso sta indagando la Polizia di Stato, che ha già effettuato un sopralluogo ed analizzato ogni dettaglio nella speranza di trovare tracce per risalire ai responsabili. Al vaglio degli inquirenti anche le immagini del sistema di videosorveglianza. I ristoratori, i negozi, allarme, solo l'allarme, con quello possono mandar via, perché sennò così. Hanno lavorato con calma, hanno fatto tranquillamente col cavolo, è tornato 3 volte. Ancora un'incursione notturna, dunque, in un locale, in un momento già davvero difficile per l'intero settore. I ristoranti, infatti, sono stati i primi, assieme ai bar, a chiudere al pubblico, potendo mantenere solo takeaway e consegne a domicilio. E a rendersi, no, anche se con i furti, questi qui ti demoralizzano il giorno stesso, che siamo stati aperti anche il sabato. Però lavorare sì, anche col poco, ma bisogna essere qui presenti per i nostri clienti, perché noi siamo qui per quello.